Lunedì 3 agosto 2015, ore 11:20. Questa è la formalizzazione della richiesta dell'istanza della sospensione degli atti di esecuzione, quindi del pignoramento. È l'ufficio tributi del comune che decide se e come sospendere in questo caso un'esecuzione. Va da sé che dopo la sentenza della Cassazione in cui ha stabilito definitivamente che Arezzo Fiere Convegni deve pagare dal 2005 in poi prima l'ICI e poi l'IMU sull'immobile, sull'area, è molto difficile concedere sospensioni, anche per una questione di equità, perché tutti gli aretini, anche molte imprese in crisi, magari si danno da fare per adempiere ai loro obblighi tributari, quindi pagare prima l'ICI e poi l'IMU al comune. Il comune non può, nei confronti di una società privata, ancorché partecipata, decidere che questo tributo non deve essere pagato. Ecco dalla posizione del Comune di Arezzo in merito al 1,5 milioni di euro di IMU che Arezzo Fiere Congressi deve all'ente in seguito alla sentenza della Cassazione del giugno scorso. La sospensione era stata concessa in virtù dell'iter giudiziario ancora non concluso, ma con una sentenza definitiva l'ente non può che esigere le somme dovute. Unica possibile soluzione, una dilazione. Quindi attualmente, se non ricordo male, la dilazione massima prevista è 3 anni, ma con un intervento da verificare se sia possibile o meno, se non ricordo male il regolamento, si può arrivare a 8 anni. Quindi noi faremo in modo che questo pesi il meno possibile sulle spalle del Centro Affari Convegni. Si sapeva che la questione era in discussione, probabilmente accantonando somme per i primi pagamenti non ci si sarebbe trovati in imbarazzo oggi. Sulla questione dell'aumento di capitale da parte del Comune di Arezzo piuttosto che per il mantenimento dell'attuale management, Ghinelli risponde così. Nella situazione attuale, con una società che è in deficit a questo punto strutturato e non occasionale, non è che i deficit di bilancio si possano anche a termini di legge sanare con aumenti di capitale. Crediamo ancora in questo management che ci ha portato a questa situazione? Io vorrei un piano industriale forte, perché il turismo congressuale, perché il sistema legato ai grandi eventi espositivi può e deve portare ad Arezzo ricchezza. Si punta soltanto sull'oro. Non è solo quello, noi abbiamo un auditorium, grazie al cielo, che potrebbe, con alcuni accorgimenti, perché c'è anche dei problemi di tipo strutturale, chiamiamoli così, essere portato a valore attraverso il turismo congressuale, che oggi è molto poco sviluppato in città.